Buongiorno cari amici, eccoci qui con un'altra edizione della nostra rassegna stampa. Oggi è il 23 febbraio 2018 e questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Torino, tensione al corteo antifascista contro Casa Pound, i manifestanti fermati con idranti e lacrimogeni. L'immagine degli scontri avvenuti giovedì sera a Torino per il corteo antifascista. Staniamo Di Stefano, partita dalla stazione di Porta Nuova alla volta dell'hotel in cui il candidato premier di Casa Pound aveva indetto una conferenza stampa. I manifestanti hanno incontrato un primo blocco in corso Vittorio Emanuele ed ulteriori blocchi nelle strade limitrofi. Sono stati azionati idranti e lanciati lacrimogeni. Governo, la profezia catastrofista di Juncker, dalla Brexit al referendum, tutte le sue previsioni regolarmente sbagliate. Non c'è solo lo scenario ipotizzato per il post 4 marzo nel curriculum delle previsioni mancate del Presidente della Commissione europea. Dice: non vorrei vincesse il no, diceva prima del voto referendario sulla riforma Renzi. Renzi Boschi, insomma, poi disse: non prendiamo seriamente la possibilità che la Gran Bretagna lasci l'Unione Europea, e lo dichiarava pochi mesi dalla vittoria del Leave. Insomma, le ha sbagliate tutte, cari amici. Movimento 5 Stelle nel governo ombra, ci saranno anche Ministero alla famiglia e alla meritocrazia e donne nei ruoli chiave. Secondo quanto riferito dal Movimento, la lista dei ministri è quasi completa e l'annuncio avverrà nei prossimi giorni a Scaglioni. Di Maio oggi ha lanciato la seconda proposta su cui chiede ai partiti di convergere per un eventuale governo grillino. Dopo il taglio degli stipendi c'è il no ai Volta Gabbana. Firenze, pass out alla moglie di Renzi, i tre motivi per cui l'ex premier non può negare che sia un privilegio. Quello alla SUV di Agnese Landini non è un permesso residente, ma ha funzioni istituzionali e sicurezza. Tuttavia è stato rilasciato quando l'ex rottamatore ha solo ruoli politici. La motivazione di Nardella, che ha parlato di misura di protezione personale chiesta dal prefetto, è stata smentita dal responsabile dell'ordine pubblico. Il sindaco oggi non ha voluto commentare, ma lunedì sarà costretto per legge a fornire una risposta in consiglio comunale alle domande presentate da Fratelli d'Italia. Milano, maxi processo al boss della droga, condanne per oltre 200 anni di carcere. C'è anche Dentino Crisafulli, scusate. I 40 imputati, una decina le assoluzioni, erano stati coinvolti negli anni scorsi in varie tranche della maxi inchiesta sui clan Muscatello e Crisafulli. Nel giugno del 2015, con il rito abbreviato, erano già arrivate oltre 30 condanne a pene fino a 20 anni. Al centro delle indagini il traffico di cocaina e i legami con storiche famiglie di 'Ndrangheta. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.